Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Avete visto una mano qui spuntare? Con me c'è un ospite, la mia nipotina Giulia, che ha acquistato il calendario dell'avvento, o meglio gliel'ho acquistato io con i suoi soldi e mi ha chiesto di comporlo. E quindi oggi andremo a vedere cosa c'è all'interno e a comporre questo calendario. Lei adesso è qui. Ti ricordi, Giulia, che cosa c'era all'interno? Sni, più o meno. Qualche mascara, lei ha visto, qualche smalto. Ok, quindi noi andremo ad aprirlo. Lei adesso andrà là dentro. In salotto. Che bellino! Vi faccio vedere solamente una cosa. Adesso, quindi in ogni bustina andrà un numerino, perché è molto carino. Poi ci sono le buste. Almeno le buste le posso vedere. Sì, le buste le puoi vedere. Posso anche scriverci sopra qualcosa. Poi giù ci sono tutti i prodottini che io ovviamente non apro, perché non voglio che lei, perché ho detto posso guardare i mascara, che ho detto no. Quindi adesso Giulia va via. Ciao. Allora iniziamo a comporre questo calendario. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdervi gli altri contenuti. E direi di iniziare. Quindi vi ho fatto vedere già le bustine, i sacchetti e tutto il resto. Vado ad aprire il tutto. E ci sono tante cosine carine. E iniziamo con la prima bustina. È fatto veramente benissimo questo calendario e non è costato molto. I sacchetti hanno tutti la stessa dimensione, quindi non ci sono sacchetti diversi. Anche i sacchetti sono molto bellini. Apriamo e direi, come primo giorno, come prima casellina, primo pacchetto, direi di mettere un prodotto per le unghie e di mettere un prodotto per la base. Quindi questo qua serve appunto per preparare l'unghia, la stesura dello smalto. E questo qua lo uso tantissimo. Io faccio il gel nelle mani, però nei piedi per esempio uso prima questo e poi vado a mettere lo smalto, il numero 1, e andiamo avanti. Come secondo prodotto andiamo a mettere un prodotto da utilizzare subito dopo, quindi uno smalto. E direi di mettere il lilla o questo. Ad esempio questo qui è un colore molto bello, molto autunnale. Magari qualche volta me lo faccio anche prestare. E metto il pollino 2. E mettiamo un po' di make up, perché altrimenti no, non ci siamo, solo smalti per i primi giorni. E quindi io direi, siccome c'è un'unica lip liner, mettiamo prima la matita e poi un rossetto. Allora, sono sigillati i rossetti, però io vedo che sono 3 semi matte, ed è uno il numero 22, il numero 21 e il numero 25, e dalle colorazioni che vedo qui fuori sembrano tutti e 3 rosati. Come terza casellina direi di mettergli la lip liner e mettiamo il numero 3. Ok, prossimo sacchetto. Direi di tornare sulle unghie, perché i prodotti per le unghie sono tantissimi, e di inserire questo prodottino per realizzare una French manicure. E credo che si attaccano. C'è scritto French Click and Go Nails, easy on, easy off. Non so sinceramente come funzionano, se proprio si... Tipo sono delle clip che si attaccano proprio sull'unghia, però noi lo mettiamo come quarto giorno. Ok, altro sacchetto. Direi di andare a mettere qualcos'altro finché riusciamo, di alternare un po' unghie e un po' make up. Abbiamo messo 2 prodotti per le unghie all'inizio, siamo 3 e solo 1 di make up, quindi andiamo a inserire le 3 piccole blender. Sono molto carine, soprattutto i colori richiamano tantissimo i colori della scatola. Dopodiché direi di mettergli una gioia per il numero 6, perché comunque sia, gli ho messo robette così, e gli andiamo a mettere un mascara.
un rossetto. Facciamo un rossetto, visto che abbiamo messo la matita al numero 3. Quindi mettiamo il rossetto un po' più chiaro, quindi scelgo il color 22. Ecco qua, questi rossetti non li ho mai provati, sinceramente, non so come sono. Ah, ma le bustine alcune sono diverse. Sono con i cuoricini. Ma oh, che carino. E mettiamo il numero 6. Andiamo avanti. Numero 7. Ok, dovremmo iniziare con gli smaltini. Ci sono troppi smaltini da smaltire. E quindi vi andiamo a mettere un altro smalto. E prendiamo lo smalto rosa. È un bel rosa. La colorazione è la 09. Di questi qua, che sono gli Shine Last and Go. Chiudiamo e andiamo a mettere il numero 7. Tre tipi di buste. Questa è un'altra busta diversa da quelle che abbiamo utilizzato fino ad ora. Ok, andiamo a mettere qualcosa di make up e vado a mettere questa Easy Brush Liner. È un eyeliner con setole morbide, molto semplice da applicare, e l'applicatore è molto preciso. Questo è quello che leggo. Non credo che lei lo utilizzerà, però. E andiamo col numero 8. Andiamo avanti. Torniamo a queste bustine. E cosa andiamo a mettere? Siamo già al giorno 9. E direi di mettere qualcosa come ad esempio la crema mani. Questa qui è una questa qui è una crema e maschera per le mani ultra idratante da applicare tutti i giorni, quindi è un trattamento notte molto molto interessante come crema. Quindi andiamo a mettere qui numero 10. Giorno 10 andiamo a mettere un altro smalto. E mettiamo lo smalto lilla. È bellissimo questo come colore. Sempre la stessa linea di quello che vi ho fatto vedere poco fa. Siamo al numero 11. 11. Ok, dai, siamo arrivati all'undicesimo giorno e penso che arrivata a questo punto me ne starà dicendo di tutti i colori della serie. Ma dove sono i mascara? Perché la conosco e so che è quello il prodotto che lei va a cercare. E quindi dai, dopo 11 giorni andiamo a mettergli un mascara. Allora, ce ne sono due. Questo qua è definizione e volume, e un altro è bold volume, quindi un volume un po' più bold, un po' più evidente, non so come spiegarvi meglio. Direi di mettergli questo qua un po' più tranquillino, che da definizione. Non lo apro, che appunto non so quando inizierà ad utilizzarli lei questi mascara, e sapete che ogni prodotto ha un po'. Oh, abbiamo un altro sacchettino. Il fatto che siano pure così misti questi sacchettini mi piacciono tanto. Guardate che carino questo, con tutti i pacchettini. È fatto veramente molto 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 bene questo calendario. Qui siamo al 12° giorno e direi di continuare con le gioie e di andare ad inserirgli all'interno di questo sacchettino una delle due palette. Oppure le palette me le tengo per la fine, non lo so. Cioè, io le palette, lo sapete se mi seguite, che le amo. Wow, questo è troppo cute. Colori caldi, e questa è con toni freddi. Che belli questi. Questo lilla è molto bello. Non so se si riesce a vedere con la plastica di protezione, ma allora direi di andare così. Quindi prima gli metto lo smalto al 12° giorno e subito dopo gli vado a mettere la palettina abbinata. Dopodiché direi di calmarci un po' e andare a mettergli qualcosa insomma, dopo queste due gioie. Gli mettiamo i nail stickers, sono dorati e
guardate qui, sono veramente molto molto carini questi qui. Siamo arrivati al 14° giorno e direi di continuare con gli smalti. Abbiamo uno smalto nero. Io non l'avrei messo sinceramente uno smalto nero in un calendario dell'avvento, anche se io lo amo, ok? Però avrei messo magari il rosso. Ecco, può essere utilizzato un po' di più nel periodo delle feste. Ma cioè, io personalmente, io Anna non lo schifo assolutamente, perché io amo il nero, cioè, l'ho avuto per un mese e mezzo nero. E di andare avanti con un rossettino, perché ne ho inserito solamente uno, e vado con il 21 e andiamo avanti con un altro smalto. Andiamo a mettere questo, che è un Clean and Strong nel polish. Ha un colore comunque molto naturale. A me piacciono tantissimo gli smalti così. Andiamo con ok, siamo quasi alla fine. Andiamo a mettere come altro prodotto un altro smalto. E sì, mettiamo questo color petrolio per il 18 di dicembre. Alla fine lasciamo le cose un po' più succose, quindi direi di inserire Brighten Up, anche per cambiare un po' le cose. La Brighten Up Banana Powder, questa è fantastica. Se ancora non l'avete provata, andate subito in negozio, in tutti gli OBS trovate i prodotti di Essence, e andate a provarla, perché è veramente fantastica anche su pelle matura, comunque non tanto giovane. È un bellissimo prodotto, una bellissima cipria, è molto sottile, è veramente bella 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 bella. Io la compro e la ricompro, cioè costa 3 euro forse, non lo so, forse anche meno. Quindi top, sacchettino numero 20. Andiamo di smaltino, questo è l'ultimo ed è un rosa molto delicato, veramente molto bello anche questo rosa. E siamo alla fine. Direi di inserire al numero 21 l'ultimo rossetto, che è nella colorazione 25 Lovely. Ventidue mettiamo dentro il mascara bold volume, quindi il mascara un po' più power, ok? Eccolo qui. E per il 23 mettiamo questo prodotto, Hello Good Stuff, ed è un face mist che idrata, rinfresca e ha estratti di watermelon. Secondo me la profumazione è pazzesca, vediamo se si sente, no? Perché appunto è chiuso, non lo vado a spruzzare. Io so che lei molto probabilmente appena li prende li prova subito, perché lo so, è molto curiosa. Però io non lo farò. 23 va questo, e come ultimo metto quindi il numero 24, va la palettina con i toni del Malva, tutti i toni freddi, perché lei comunque per la sua carnagione, il colore di capelli eccetera, io gli ho sempre visto benissimo il viola, il lilla, però gli sta benissimo, e quindi credo che apprezzerà il fatto che ho scelto come ultimo giorno, quindi l'ultima gioia, questa palettina. Ok, il calendario è finito, vi faccio vedere tutti i sacchetti. Io non credo che entrerà tutto dentro la scatola di nuovo, perché i pacchetti sono stati fatti, e quindi no, non ci va tutto dentro la scatola. Guardate un po',
Però che meraviglia. Come calendario, se siete alle prime armi, ve lo consiglio. Soprattutto se amate tantissimo gli smalti, se vi piacciono gli smalti colorati, se vi piace comunque cambiare colori di smalto molto spesso, questo è il calendario che fa per voi. I prodotti di make up che ci sono all'interno, secondo il mio modesto parere, sono molto interessanti e alcuni li ho anche provati, come ad esempio la banana powder, ma anche per esempio i rossetti di Essence. Questi in particolare non li ho mai provati, ma ho provato per esempio i matte matte matte, che sono meravigliosi. Insomma, Essence è un brand low cost, però è molto valido, rapporto qualità prezzo è fantastica. E nulla, spero di esservi stato utile con questo video. Se eravate indecise sull'acquisto di questo calendario, vi ho mostrato praticamente tutto e spero di avervi aiutato nella vostra decisione. E nulla, prima di lasciarvi però vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, lasciare un like se il video vi è piaciuto e fatemi sapere giù con un commento qual è il calendario che voi avete scelto quest'anno e se avete preso ad esempio un altro calendario di Essence oppure questo. Vi mando un grande bacio e al prossimo video, ciao!